La Neocera è una società nata e creata nel 1985 in Belgio. Abbiamo avuto i primi incontri con la MESPAC intorno al 2022 e nel 2023 abbiamo avuto l'opportunità di lavorare a questo progetto. Ho il gran repte che vam tindre com hem començar a fer una flatbed, és que amb una flatbed la part de dosificació és molt important, no? Després, dos dels temes que més ens preocupaven era, per una part, la quantitat de dosificadors que hi havia a la màquina, en aquest cas 135, i per altra banda, la viscositat del producte. En aquest cas, les dosis eren dosis que anaven de 2,70 mil·lilitres a 8 mil·lilitres. Durante questo progetto abbiamo avuto alcune criticità da dover risolvere, come la lunghezza dei tubi, che erano particolarmente più lunghi rispetto allo standard che normalmente viene applicato, ma nonostante ciò, diciamo, con la nostra esperienza e l'utilizzo comunque di dosatori che permettono di poter garantire precisione su lunga durata, abbiamo potuto risolvere questa problematica che aveva il cliente. Vam escollir Ferran perché pensem che ens donava les millors prestacions en tots els àmbits. Tenen uns esquits, uns equips que són molt compactes i ens van donar una precisió molt, molt, molt interessant, que complíem les expectatives del client. Sono venuto da MESPAC per assicurarmi che i nostri prodotti funzionassero correttamente per garantire un corretto dosaggio e una corretta collaborazione tra i nostri due sistemi per ottenere l'obiettivo. È stato un progetto molto rapido, fatto molto rapidamente, che ha avuto bisogno di una grossa collaborazione tra le nostre parti, del nostro settore tecnico e quello di MESPAC, e devo dire che in poco tempo siamo riusciti a fornire alla MESPAC un sistema altamente performante, di grande precisione, che non richiede grossa manutenzione e soprattutto che consente una ripetibilità della dose e del dosaggio nel lungo periodo.